Quest'anno, il 16 marzo, sono stata all'Arduino Day di Milano. L'Arduino Day è una celebrazione che viene fatta ogni anno intorno alla metà di marzo, per festeggiare il compleanno di Arduino. Quest'anno è stata celebrata in 659 eventi in 106 nazioni. Io sono andata là con il mio obiettivo, era quello di parlare con dei maker e chiedergli dei loro progetti per poi stilare una classifica dei tre progetti che mi erano piaciuti di più. E avevo anche una piccolissima speranza di incontrare Massimo Banzi. Mentre guardavo i progetti dei maker, mi sono girata e ho visto Banzi, quindi ero super emozionata e mi sono fatta coraggio, sono andata là e gli ho chiesto se poteva fare una foto con me e se poteva autografarmi il suo libro. Lui è stato ben contento di fare una foto con me e mi ha anche scritto una dedica sul suo libro. Dopo io gli ho spiegato che stavo facendo una tesina per l'esame di terza media proprio su Arduino e che stavo portando un mio progetto. Gliel'ho spiegato bene e quindi da lì lui mi ha preso in simpatia. Poi mi ha fatto conoscere un ragazzino di 9 anni svizzero che si chiama Marwan e che è praticamente un mezzo genio. Cioè ogni giorno lui va a casa e inventa qualcosa. È un ragazzino molto simpatico e dopo ci ha preso e ci ha fatto un po' da guida nell'Arduino Day e ci ha mostrato tutti i progetti educational in anteprima. Dopo mi ha regalato la mia maglietta di Arduino e anche un cappello, sempre di Arduino, e poi vari altri gadget. E poi ho avuto la possibilità di fargli delle domande. Così un po' ha risposto alle mie domande e un po' mi ha raccontato diversi aneddoti a cui lui teneva molto. Ad esempio, aneddoto numero 1. Lo scopo di Arduino è rendere la tecnologia disponibile per tutti attraverso l'open source e trasformarla in uno strumento creativo. Aneddoto numero 2. Il 45% di persone che lavorano nell'azienda di Arduino sono delle donne. Aneddoto numero 3. Gli ho chiesto quale fosse il progetto più pazzo mai realizzato con Arduino e lui mi ha risposto: la realizzazione di un profilo Twitter per una pianta che indica quando ha sete e i suoi stati d'animo. Aneddoto numero 4. Il nome Arduino nasce dal nome di un bar a Ivrea dove si è sviluppato appunto il progetto di Arduino. Infatti Massimo e il suo team erano stati messi un po' alle strette con la scelta del nome e loro hanno pensato di dargli il nome del bar in cui avevano ideato il progetto. Quindi si fantastica tanto delle origini misteriose di questo nome, in realtà è una cosa molto semplice. Aneddoto numero 5. Massimo ha studiato in un istituto tecnico e ci tiene a far sapere che lui è laureato solo per la laurea honoris causa, ma lui non è un ingegnere. Infatti dice che gli ingegneri, sì, certo, servono per il mondo, però hanno senso pratico zero. Aneddoto numero 6. Massimo Banzi mi ha raccontato che molte persone hanno delle fantastiche idee, ma poi quando arrivano a casa non le realizzano. E questo è veramente un male. Aneddoto numero 7. Quando gli ho spiegato il mio progetto, gli ho detto appunto che era un antifurto per un museo. Così lui mi ha raccontato che uno dei suoi primi progetti era per un museo del Lago di Garda, che essendo molto piccolino non aveva molti fondi, però volevano renderlo un po' interattivo, quindi appunto hanno chiesto aiuto a Massimo Banzi. Aneddoto numero 8. Banzi mi ha detto che se mai inventerò qualcosa che voglio far diventare famoso nel mondo così, dovrò scegliere un nome che inizia con le prime lettere dell'alfabeto, così se le persone cercheranno mai questo nome, lo troveranno all'inizio dell'ordine alfabetico. Aneddoto numero 9. Mi ha detto:
che non bisogna fissarsi sull'informatica e sull'elettronica, perché questo è solo uno strumento che poi posso usare per realizzare le mie idee. Aneddoto numero 10. È importantissimo avere delle persone che siano dei modelli positivi per te e che ti ispirino. Beh, io sicuramente uno ce l'ho già. Poi l'aneddoto più importante di tutti, che anche per Banzi è uno dei più importanti perché proprio ci ha tenuto a dirmelo, è: fai sempre le cose che ti piacciono di più perché verranno sempre meglio. Mi ha illuminato. Io quando sono stata all'Arduino Day che mi ha raccontato tutti questi aneddoti, avevo già scelto che cosa fare per le varie materie, per la mia tesina. Ecco, questa frase mi ha fatto cambiare completamente idea. Ho cancellato tutte le cose che volevo fare prima e ho deciso di fare solo gli argomenti che mi interessavano di più e che mi piacevano di più, nella speranza che così il mio lavoro venga migliore. Massimo Banzi poi mi ha fatto conoscere Nerea, che è una ragazza spagnola, perché gliela ricordavo molto. Infatti anche lei ha cominciato a 13 anni a lavorare con la robotica insieme a un suo amico, iniziando così per gioco. Poi lui l'ha incontrata durante uno stage in Svezia. E adesso, anche se è giovanissima, è già la responsabile del progetto educational. Poi Banzi mi ha invitato a una conferenza in diretta streaming in tutto il mondo, che ovviamente era in inglese, in cui lui parlava dei suoi progetti. Ero l'unica ragazzina in sala. E io timidamente mi ero messa nelle ultime file. Lui mi ha fatto cenno, vieni avanti. Così mi sono sistemata in seconda fila e così ero proprio davanti a lui. Poi alla fine della giornata c'è stato l'AMA, cioè Ask Massimo Anything, dove praticamente Massimo Vanzi rispondeva a tutte le domande che gli venivano fatte sul forum di Arduino in diretta streaming mondiale. La procedura era questa: ti dovevi iscrivere al forum entro le 6 di sera e dovevi scrivere una domanda ed era specificato che doveva essere una domanda tecnica. Io alla mattina mi ero iscritta e avevo fatto la mia domanda, che però non era per niente tecnica. Infatti avevo zero speranze che la leggesse e che rispondesse. Chiedevo quali sono le top 5 delle qualità di un maker perfetto. Avevo zero speranze. E invece, quando lui ha finito di rispondere alle domande, mi ha incrociato e mi ha detto: la tua domanda era molto semplice. Ma nello stesso tempo è stata quella che mi ha messo più in difficoltà rispetto a tutte le altre. E sono rimasta scioccata. Quando sono arrivata a casa, che ho guardato la registrazione della diretta, lui aveva dedicato di un'ora di tempo 10 minuti soltanto per rispondere alla mia domanda. Il giorno dopo erano state messe sia sul sito di Arduino sia su tutti i suoi social, tutte le foto ufficiali dell'evento. Mi ha stupito sapere che l'unica foto che è stata retweetata da Massimo Banzi è stata quella in cui lui spiegava a me e a Marwan tutti i progetti della linea educational. Quindi mi sono sentita onorata. È veramente una persona speciale, umile, disponibile, gentilissima e che solo a sentirla parlare ti affascina. Era già un mio mito prima di conoscerlo, ma adesso lo è molto di più. Mi ricorderò quella giornata per sempre.